Ciao a tutti ragazzi, benvenuti. Oggi vi spiegherò come poter realizzare la color correction dei vostri video utilizzando un qualsiasi programma di correzione fotografica come Photoshop, Lightroom o qualsiasi altro programma del genere. La prima utility che abbiamo bisogno è LUT Generator, quella che vedete qua sul mio desktop. È possibile scaricarla gratuitamente da internet. Seguite il link in descrizione, seguite tutti i passaggi e scaricate anche voi questa utility che è fantastica. A questo punto apriamo subito un mio progetto che stavo lavorando in questi giorni su Premiere. Questo è il nostro video, è ovviamente realizzato con questo bellissimo aggeggio che vedete qua, che è un drone, con una GoPro Session impostata in ProTune Color Settings GoPro. Ma torniamo a noi. Ok, questo è, abbiamo detto, il nostro video, e andiamo a cercare un keyframe che è per noi rappresentativo, sul quale poi andiamo a fare la color correction, come ad esempio questo. Prendiamo questo frame, perfetto. Quindi ci fermiamo qua, scattiamo una foto del nostro player, andiamo a mettere dentro il nostro progetto. Ok, perfetto. A questo punto ci dimentichiamo di Premiere. Di nuovo nel nostro progetto, qua abbiamo la nostra foto che io adesso andrò ad aprire con Photoshop. Quindi apriamo Photoshop, perfetto, e andiamo a aprire la foto che abbiamo estrapolato da Premiere. Ok, adesso andiamo a fare la color correction della nostra foto. Io utilizzo filter, camera raw filter. Da qui possiamo andare a modificare i nostri valori. Io adesso qua vado in fretta, che non vi faccio perdere tempo, vi faccio vedere subito così come funziona. Gli do giusto un po' più di verde. Dovremmo esserci, ok. Già ragazzi, guardate, prima, dopo. Prima, dopo. Ok, a questo punto la cosa che dobbiamo fare è salvarci il preset di questa foto. Per farlo è semplice, io adesso vado qua sotto, chiamo questo preset Tree Ambient. Ok, perfetto. A questo punto diamo ok. Adesso è arrivato il momento di utilizzare la nostra utility LUT Generator. Quindi ritorniamo sul desktop, apriamo LUT Generator. La prima cosa che dobbiamo fare è andare a controllare che sul punto interrogativo ci sia selezionato 3D LUT 64. Dopodiché andiamo a generare l'OLD. L'OLD è un file, adesso qua io gli vado a dire di metterlo nel mio progetto, ok? È un file di riferimento, ecco, come possiamo vedere nel mio progetto c'è questa immagine nuova. Questi sono i colori di default che il sistema prevede, cioè, o meglio, che LUT Generator prevede. Noi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare a aprire questa immagine con Photoshop, e lo facciamo da qua. Ok, dobbiamo aprire questa immagine con Photoshop e applicargli lo stesso filtro che abbiamo applicato alla foto di prima. Quindi andiamo su User Preset Tree Ambient. Ok, adesso abbiamo la nostra immagine di riferimento di LUT Generator modificata con i filtri che abbiamo applicato alla foto del video. Quindi facciamo File Save As e andiamo a salvarla dentro il mio progetto come filtrata. Ok, lasciamo tutto così com'è. A questo punto possiamo tranquillamente chiudere Photoshop e, come vedete, noi nella nostra cartella di progetto abbiamo due file. A questo punto, di nuovo su LUT Generator, andiamo a cliccare su Convert to Cube
e andiamo a dirgli qual è la nostra immagine di riferimento modificata. Andiamo sulla finestra dentro la cartella del mio progetto, andiamo a selezionare Nitro a 512 filter. Aspettiamo un attimino. Ok, la conversione è stata fatta. Possiamo chiudere l'UT Generator. Come possiamo notare, dentro il mio progetto adesso ho un file che si chiama Neutral 512 filter.cube, che andrò adesso a modificare con il nome di chiamiamoli Tree Ambient. Ok, come l'ho chiamato prima. Perfetto. Ritorniamo su Premiere e adesso io vado a creare un livello di regolazione che vado ad applicare su tutto il mio video. Ok, sul livello di regolazione vado a inserirgli un Lumetri color correction, Lumetri color. E a questo punto, ragazzi, adesso vedrete che figata. Sempre su Lumetri Color vado a dirgli che l'input, il file LUT di input è quello che abbiamo creato in precedenza. Quindi, My Project, treeambient.cube. Cliccando qua, aspettiamo un attimino. Voilà, ragazzi. Come vedete, il nostro video ha le stesse impostazioni che ho settato su Photoshop. Come vedete, è completamente un'altra cosa. Ragazzi, prima, dopo, prima, dopo. La cosa interessante di questa lavorazione è che il file di LUT che abbiamo creato l'abbiamo utilizzato su questo video, ma può essere utilizzato anche in tutti i video futuri che io vado a realizzare e che quindi ovviamente saranno registrati in una situazione di luce e location simile a questa per cui ho lavorato adesso. Ok, ragazzi, oggi finiamo qua. Spero che vi sia piaciuto questo più o meno come a grandine lavoro io con i video. E niente, mi raccomando, schiacciate mi piace, scrivete un commento, scrivete un po' cosa volete e niente, guardatevi questo bel video che ho realizzato.